una vittoria meritata, sofferta davanti a un gran pubblico, e il risultato che comunque è positivo. Sì, sì, era una partita difficile perché sapevamo che loro venivano qui per non prendere gol, e così hanno fatto per tutto il primo tempo. Nel secondo tempo devo dire che è affiorata anche un po' di stanchezza, e Massimo come al solito è stato bravo a fare le scelte giuste e a mettere dentro anche i giocatori che hanno giocato meno, che però hanno dato veramente la dimostrazione che questo è un gruppo di grande valore. Se uno pensa all'ingresso di Marco, all'ingresso anche di Gianluca Caprari, hanno fatto veramente tutti quanti molto bene, ci serviva una giocata per sbloccare questa partita, così è stato. Marco non si è fatta sfuggire l'occasione e abbiamo avuto questo rigore che ci ha consentito di sbloccare la partita. Che giornata è stata con questo gran pubblico che finalmente si è riavvicinato? Ma la giornata che noi ci aspettiamo, perché ripeto, facendo ogni anno grandi sacrifici per mantenere una squadra di buon livello, ci aspettiamo una risposta di questo tipo. È chiaro che poi quando arrivano i risultati è sempre più facile, però dovremmo cercare di essere sempre di più allo stadio, perché poi questo dà una forza pazzesca ai giocatori. Comunque un risultato che la soddisfa? Assolutamente sì, anche perché ripeto, ero convinto che fosse una partita difficilissima, così è stata, e quindi andare a Vicenza con il risultato di vantaggio sicuramente è una grande cosa. Poi è chiaro che devi giocartela la morte anche al ritorno. Ha visto Marino, vi siete rincontrati? Sì, sì, con Marino c'è sempre un buon rapporto, ci siamo salutati prima, abbiamo scherzato un po', ma Marino è una grande persona, un grande allenatore, ed è una persona che per quanto mi riguarda rimarrà sempre nei nostri cuori, perché è una persona che in questo mondo forse ne trovi poche.